Nel 1999 venne a conoscenza della morte di Big Boss per mano di suo fratello. Qualcosa qui scattò nella sua mente. Nel lontano 1984 il piccolo Eli aveva promesso vendetta a Big Boss, una vendetta che covò per 15 lunghi anni. Una vendetta soffiatagli dal suo fratello, quello più amato, colui che era stato addestrato direttamente da Big Boss, colui che molto probabilmente aveva ricevuto i geni dominanti. Liquid non aveva mai superato il trauma di essere stato rifiutato come figlio. Lui sapeva di essere nato a seguito del progetto Les Enfants Terribles, ma Big Boss aveva liquidato quella ipotesi facendo affidamento alla prova del DNA. The two of you are blood relatives, meaning the results are negative. He's not your son, nor is he your clone. He's just another person. Come ben sappiamo, quella prova non rappresentava nulla, in quanto fu effettuata su Venom Snake e non sul vero Big Boss. Come se non bastasse, suo padre, colui che non lo riconosceva, lo aveva abbandonato a se stesso su quell'isola, invitandolo a suicidarsi e sterminando tutti i suoi compagni con il napalm. Quest'odio e questa sete di vendetta vennero dirottati verso colui che gliel'aveva portata via, ovvero suo fratello Solid Snake, il figlio al prodigo.